Elodie e Tiziano Ferro, Feeling. Elodie sarà sul palco dell'Ariston, sì. Già anticipato e già raccontato ampiamente nella puntata di ieri. Non ci sarà Tiziano Ferro, qualcuno forse sperava di vedere, sì, magari duetto, ma il duetto magari proprio magari Elodie per il sabato, chissà. 3 dicembre, io ho già cominciato la preparazione alla vigilia e al pranzo di Natale, io faccio solo quelle due occasioni perché voglio arrivare bello in forma, perché quest'anno come al solito voglio fare la classica cosa di dire: ho mangiato troppo. Tu immagina, voi sapete, no, che io ormai ho questa famiglia allargata, certo, anche in Calabria, e lì non lo puoi dire, cioè no, lì no, devi no, subire, no. Certo. Mangiare, ma anche lì è una caterva di antipasti che tu, certo, dici: ma quando inizia il pranzo, la cena? Lì non distingui fra antipasto, no, primo, no, e secondo, tanto è tutto fritto. Convivialità, quindi, convivialità. Ora, in queste occasioni ci sta. È che quando diventa il famoso all you can eat, buongiorno Previ, buongiorno. Di cibo si parla. Avete frequentato all you can eat? Siete stati? No, sì, io non sono un grande amante dell'all you can eat, non mi piace. Però io ho scoperto solo recentemente che non c'è solo quello cinese e giapponese. No, cioè, ce ne sono. Io pensavo che all you can eat fosse solo quello, però il sushi. La notizia roba innanzitutto è che in realtà sapete che esiste una regola, no, all you can eat, cioè che se poi, sì, lasci qualcosa nel piatto la paghi, devi pagare la penale. Sì, non sempre è applicata questa cosa. Guarda, per rispondere a Giorgio, la ciurrascheria è un una specie di olio, certo, se ci pensi, finché tu non li fermi, loro ti portano da mangiare. No. Ma anche il giro pizza, non lo so, sì. Vero. Giusto. Avete ragione. Cioè, per esempio, la penale è in Cina è la regola, assolutamente, beh, in tutto. Posso in dire tutto. Che è corretto, perché sennò si riempie i piatti inutilmente, no? Si spreca cibo. Che è un po' quello che ha fatto Mark Graham, proprietario dello Star in Vogue, un pub molto popolare in Cornovaglia, che ha detto: basta agli avanzi, agli spray, di bravo, carne, cioè, soprattutto. Quindi bravo. Adesso pagate una multa, una che multa è commisurata, esatto, sì, a quanti avanzi. Ma scusa, non conviene portarselo via, cioè fare il famoso doggy bag, perché no? Io poi sto vivendo con una persona che fa la creanza, che è lasciare quel poco che non ci puoi fare neanche la doggy bag. Non avete a che fare con persone che lasciano proprio il bocconcino finale per il gusto di lasciarlo. Dico, che ti costa? Papà, non mi va più, ma è un tortellino, e io lo mangio volentieri, ma cioè, è uno solo. Perché? Vabbè. Cosa volete sapere gli all you can eat? Mi sono documentatissimo. Da ieri che studi, perché ti ha appassionato tantissimo questa storia. Storia. Base storia, per favore, Patrizio. Vai, che sì, base ce l'abbiamo storia. Sicuramente. Oggi non stai facendo niente, base storia. Mettine una. Non è che se ti metti a giacca e la cravatta. Il concetto è stato introdotto su scala commerciale nel 1947, indovinate dove? In America. In America, quello. A Charleston, West Virginia, addirittura è nata una catena, Shoney's, che ancora adesso è una delle catene all you can eat, esatto, più famose. Però uno aveva avuto l'intuizione prima, si chiama Herbert Cobb McDonald, era un pubblicitario di professione, si è inventato la formula e l'ha aperto nel suo ristorante. Ma piccolo, privato, quindi sono piccolo, soltanto privato. 2 anni prima che Shoney's diventasse una molto catena, famoso, certo. I più particolari, Previ. Allora, più particolari, c'è un all you can eat gourmet a Narbonne, paesino del sud della Francia. Ci vogliono mesi per prenotare un tavolo, è il più ricco di tutti. 52,90 è la base, che non è tanto. Per essere gourmet è un affare. È lo you can eat dove in assoluto si mangia meglio nel mondo, diciamo, perché i cibi sono di grandissima. Però lì è facile qualità, perché se tanto mi dà tanto, le porzioni sono quelle, le cacatine, come diciamo. Anche se anche su quello, il famoso percorso gastronomico, io comincio a soffrire un po'. Cioè, quando diventano 10-15 portate, ragazzi, se è cacatina, dopo un po' vero. Qua c'è la bourguignon, c'è la blanquette. Ci sono le lumache, le rane, la quenelle. Pensavo a mangiare gli opilion, i piccoli opilion, quelli abbiamo parlato prima. Quelli con le zampon. Le zampon e il corpicin. A proposito di zampon, Mr. Kang, che è un TikToker cinese, sì, è riuscito a consumare 6 kg di cibo in un'unica sessione. Da solo. Piedini di maiale. Che schifo. Ma come? Senti, dove li metti? Quanto sei grosso? Un conto è lo you can eat. Un conto sono quei ristoranti dove c'è il contest, cioè dove tipo chi riesce a mangiare, che è anche peggio. Sì, peggio. È una cosa peggio in assoluto. Come
come si chiamano quelli? Hanno un nome? No. Ah, beh, quelle sono le food challenge. Food challenge. Okay. Allora, ci sono le mukbang che ultimamente vanno molto di moda. Gli utenti provano piacere nel sentire suoni provocati da chi mangia e si abbuffa. Che schifo! No, che schifo! Ma non è possibile. Ti guarda, ma come provi piacere? Un'altra challenge molto famosa è il Fear Food Jar. Il creator, l'influencer, estrae da un barattolo il nome di un cibo che ha paura di mangiare. Che ha paura di mangiare. Che ne so, ti fa schifo una cosa. Allora metti 5 o 6 biglietti con quello che estrai devi mangiare. E poi lo mangi e tutti sono contenti a vederti mangiare roba schifosa. E poi c'è naturalmente il Fast Eating Challenge, che è la sfida di velocità. Chi che mangia fa benissimo. Tutti consigliano. Male e veloce, mi raccomando. 342-00-00-700. Stanno già arrivando tanti messaggi. Ecco, per esempio, mi piacerebbe moltissimo Gianni Bell'uomo prendere qualcuno che ha partecipato o che è stato in questi ristoranti. Danilo forse era stato un altro ristorante di questi. Credo di sì. Poi alla fine tu mangi 70 kg di carne, spendi tanto, ma ti regalano la maglietta. Ma sei sul Wall of Fame, e poi muori. Sul Wall of Fame e sulla tazza, e sulla tazza. I 7 giorni dopo.